La terapia infiltrativa intraticolare potrebbe ambire alla rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale? Ebbene, secondo alcuni conteggi che sono stati presentati qui al congresso dell'ISIAT a Lisbona, la risposta potrebbe essere positiva perché diciamo così, i dati sono a favore di un risparmio legato all'utilizzo di questi prodotti. Noi ci siamo fatti spiegare appunto in cosa consiste questo studio e che valutazione è stata fatta da un esperto, da un economista sanitario, il dottor Davide Integlia. Dottor Integlia, innanzitutto di che studio si tratta? Che cosa avete cercato di capire? Abbiamo cercato di capire l'impatto della viscosupplementazione per il trattamento dell'osteoartrosi al ginocchio e all'anca. Valutando che cosa? Diversi acidi ialuronici oppure derivati di tipo appunto ematologico? Quali erano i prodotti che avete valutato? Abbiamo valutato due acidi ialuronici sostanzialmente in due studi differenti e da questi studi abbiamo ovviamente tratto dei costi diretti e costi indiretti sanitari per quanto riguarda l'applicazione di questi trattamenti e i risultati mostrano che la viscosupplementazione, fatte delle dovute premesse, è costo efficace. Costo efficace significa che rispetto ad una soglia di accettabilità di rimborso viene fuori una indicazione per il budget holder, per il payer, a trovare degli schemi di rimborso anche parziali per questo tipo di trattamenti. Perché accanto all'impatto sulla qualità di vita del malato, che però di solito non è che abbia un grande, diciamo così, riscontro economico, quali sono i costi che fa risparmiare? Sostanzialmente i costi per i fans, i costi per esempio per gli antidolorifici sostanzialmente che in qualche modo vengono somministrati e vengono richiesti sempre di più dai pazienti che hanno dolore rispetto a questo tipo di malattia. Sostanzialmente l'osteoartrosi ha questo tipo di effetto per quanto riguarda i pazienti. È un peccato che la qualità della vita non è considerata in maniera adeguata da parte di chi poi prende le decisioni di rimborso. In realtà, come ormai è evidente, per esempio dallo statement dei ministri della salute dei paesi OCSE a Parigi nel 2017, ormai ogni decisione di rimborso e di accesso a una determinata opzione terapeutica deve essere considerata comprendendo anche il punto di vista dei pazienti. E quindi il messaggio finale della vostra valutazione qual è? Il messaggio finale è proviamo con una partnership anche con il payer, quindi anche con chi si trova a decidere dell'uso delle risorse, proviamo a concordare una modalità di valutazione dei costi e dell'impatto non solo dei costi diretti farmaceutici ma anche dei costi indiretti e anche dei costi sociali che permettono di capire il reale impatto di questo tipo di trattamento. Questo permette o non obbliga nessuno, come ovviamente tutti gli studi e le evidenze che vengono fuori dalle valutazioni economiche non implicano un obbligo alla rimborsabilità, ma sicuramente a guardare meglio a questo tipo di trattamento e se ovviamente si lavora nell'ottica di migliorare la qualità delle cure, questo tipo di valutazioni serve proprio a capire che tipo di strategia applicare anche nei casi dell'osteoartrosi che ha un global burden of disease in crescita continua, visto l'invecchiamento della popolazione e visto ovviamente anche l'incidenza e la prevalenza di questa malattia tra appunto la popolazione generale.